crescere si può e si deve, ad Arezzo l'Assemblea Generale di Confindustria. Province toscane nel caos, a rischio i servizi di base. Trasporto pubblico, Ceccarelli, mettere in sicurezza in attesa del bando. La diocesi in pellegrinaggio a Bunzlau, in Bielorussia. Musica classica e non solo, torna il Festival Terre di Arezzo. Buonasera dunque, ben ritrovati con il consueto appuntamento con l'informazione su TSD, l'abbiamo sentito dai titoli. Apriamo il nostro notiziario con l'Assemblea Generale di Confindustria di Arezzo che si sta ancora svolgendo. Vediamo il servizio. Assemblea Generale della Confindustria di Arezzo, in questo momento alle mie spalle stanno parlando i massimi esponenti dell'economia e delle istituzioni del nostro territorio. Il presidente Fabianelli è andato a chiedere alle istituzioni di tagliare il costo del lavoro, le tasse sul lavoro, di chiedere di snellire la burocrazia, ha chiesto anche infrastrutture, in particolare un potenziamento della banda larga e un miglioramento del rapporto con l'università. Ma sentiamo direttamente dalle parole del presidente Fabianelli che cosa ha chiesto all'Assemblea Aretina. Un territorio non può vivere soltanto con l'export e avere dei consumi interni che sono consumi da terzo mondo, perché in questo modo è veramente difficile poter far crescere nei mercati esteri delle piccole aziende. Come è possibile rilanciare l'occupazione nel nostro Paese? Innanzitutto con delle politiche cosiddette macroeconomiche, politiche fiscali, politiche monetarie, quindi decisioni da prendere anche a livello europeo. La politica monetaria si può pigliare solo a livello europeo come misura e politiche fiscali sia a livello europeo sia a livello italiano. Abbiamo raggiunto l'equilibrio dei conti pubblici, perlomeno per il deficit. Non è che adesso entriamo in una fase di finanza allegra, ma abbiamo qualche margine di flessibilità che prima non avevamo. Quindi innanzitutto rilanciare la domanda aggregata, un po' i consumi e quindi agire sul cuneo fiscale e la pressione fiscale. Questo rende le imprese un po' più competitive e mette un po' di soldi in tasca ai lavoratori. Com'è possibile tornare a crescere in questa fase così complessa? Sappiamo ad esempio che nella provincia di Arezzo ci sono tante imprese che esportano, che fanno innovazione eccetera, però c'è poi invece la domanda interna che è molto carente, addirittura si sta riducendo più che nelle altre zone della Toscana e quindi è evidente che da questo punto di vista bisogna cercare di effettuare e implementare interventi locali oltre a quelli che verranno a livello nazionale. Dopo lo scandalo di Variantopoli, l'ex consigliere comunale di Arezzo, Pietro Alberti, uno dei tre moschettieri del mattone, affronta adesso il processo per violenza sessuale iniziato ieri. L'accusa arriva da una ragazza che lavorava nel bar gestito da Alberti dal 2009. L'indagine, coordinata dal PM Ersilia Spena, era stata condotta dai carabinieri. Ieri l'inizio del processo davanti al giudice Gianni Fruganti, subito rinviato al prossimo autunno. Province toscane nel caos, a rischio i servizi di base. A Firenze l'incontro tra i presidenti provinciali e prefetti e l'ente aretino a pagare il prezzo più alto dei tagli. Vediamo il servizio. Una forte difficoltà delle province a garantire l'incolumità pubblica nei servizi essenziali garantiti, soprattutto a seguito delle calamità naturali che hanno danneggiato strade ed edifici sul territorio toscano. È quanto emerso dall'incontro fra tutti i prefetti della regione e i presidenti delle province toscane, riunitisi a Firenze per fare il punto sulla situazione e creare un fronte comune. Tutte le province hanno subito e stanno subendo pesanti interventi di indebolimento economico, ha dichiarato il presidente dell'Unione Toscana delle Province Andrea Pieroni, tali da non poter garantire la regolare attività e lo svolgimento dei servizi per i cittadini. Quella che abbiamo espresso, sottolinea il presidente della provincia di Arezzo, Roberto Vasai, è una preoccupazione non per il nostro ruolo istituzionale, ma per le risposte che siamo chiamati a dare ai cittadini. Risposte fortemente indebolite dall'ulteriore taglio per il 2013 di circa 257 milioni di euro, solo minimamente attenuato dal decreto sblocca debiti del maggio scorso, che ha permesso di utilizzare circa 91 milioni di euro. A questo si aggiunge la riduzione del 60% nel triennio 2010-2012 dei trasferimenti da parte della Regione. La provincia di Arezzo paga lo scotto più alto, con un meno 62,9%, a fronte di una media regionale del 57,7%.
Ed è in programma per domani, giovedì 4 luglio, la seduta del Consiglio Provinciale di Arezzo. All'ordine del giorno l'approvazione delle modifiche statutarie di Arezzo Fiere e Congressi, alcune sdemanializzazioni di pertinenze stradali, un ordine del giorno sul completamento e l'attivazione del registro tumori della Toscana e una mozione del capogruppo della Federazione della Sinistra Alfio Nicotra sull'adesione della provincia alla strategia Rifiuti Zero. E rimaniamo in tema di politica, ma ci trasferiamo in Casentino perché i cittadini di Pratovecchio e Stia, appunto nella provincia di Arezzo, saranno presto chiamati alle urne per pronunciarsi sulla fusione dei due comuni. All'unanimità la Commissione regionale degli affari istituzionali, presieduta da Marco Manneschi dell'IDV, ha espresso un orientamento favorevole sulla proposta di legge, ha formulato il relativo quesito per il referendum consultivo. La proposta di legge nasce per iniziativa di tutti i consiglieri regionali della provincia di Arezzo che, oltre a Manneschi, Lucia De Robertis e Enzo Brogi del PD, hanno visto anche Paolo Enrico Ammirati, Stefano Mugnai del PDL e Gabriele Chiulli del gruppo misto aderire a questa iniziativa. L'obiettivo è quello di accelerare le procedure per rispondere a una precisa volontà dei due consigli comunali che già si sono espressi nel merito con proprie deliberazioni. La diocesi di Arezzo, Cortona e San Sepolcro in pellegrinaggio a Buzlau in Bielorussia. L'arcivescovo Fontana ha chiesto di farci presente accanto ad una chiesa in rinascita. Vediamo. Una rappresentanza della chiesa aretina cortonese Viturgenze è partita alla volta della Bielorussia per festeggiare la Madonna di Buzlau. È stato l'arcivescovo metropolita di Minsk, Moilev, Tadeusz Kondrusiewicz, ad invitare Monsignor Riccardo Fontana e un gruppo di giovani della diocesi. Accanto all'arcivescovo Fontana sarà presente anche l'inviato papale, il presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Religioso, il cardinale Jean-Louis Thoron. Un rapporto di amicizia, quello con la Chiesa aretina, confermato pochi giorni fa dalla visita nella nostra diocesi del nunzio apostolico di Bielorussia, Monsignor Claudio Gugerotti. È il quarto centenario dell'arrivo della Madonna di Buzlau in Bielorussia, che è il simbolo dell'unità della Chiesa di quella nazione, con la quale c'è una forte unità con alcuni dei vescovi che sono là, per averli conosciuti nel corso del mio servizio, e la richiesta loro di stabilire un contatto con la nostra Chiesa. Un'occasione per conoscere da vicino una Chiesa che sta rinascendo dopo tre generazioni di persecuzioni. La comunità cattolica di Bielorussia, infatti, ha registrato negli ultimi anni un forte incremento di vocazioni sacerdotali. Andiamo a rappresentare le Chiese italiane insieme alla Diocesi di Verona. Siamo stati chiamati a farci presenti perché è una situazione completamente diversa dalla nostra. Durante il comunismo sono state abbattute le chiese, quasi tutte, e in questo momento in terra le chiese di pietra e sono vive le chiese di persone, le chiese di carne, piene di giovani. La sede ACLI di Arezzo si arricchisce di un nuovo servizio. Da qualche giorno è stato attivato presso gli uffici di via Guido Monaco il nuovo sportello in contralavoro, un punto che svolgerà un'attività di intermediazione in ambito lavorativo creando un contatto tra famiglie che offrono lavoro domestico per posti come colf, badanti e babysitter e persone interessate a svolgere quel tipo di lavoro. Ad aver voluto questo sportello è il patronato ACLI, che avrà così l'occasione di inserirsi nelle politiche attive del lavoro facendo da ponte tra le famiglie e la manodopera domestica. E voltiamo pagina, musica classica e non solo, torna ad Arezzo il festival Terre d'Arezzo, vediamo. Terre d'Arezzo arriva all'ottava edizione quest'anno con 13 comuni di Arezzo partecipanti. In un momento così difficile, ecco, poter avere un appoggio dai comuni che sono in grosse difficoltà nel settore della cultura, ecco, ci dà veramente orgoglio. I programmi sono tutti quanti molto accattivanti, quindi adatti proprio al grande pubblico. E l'evento clou del nostro festival sarà il 7 di agosto al Castello di Valenzano con un concerto dedicato al cinema, ma
visto attraverso la grande musica inserita come colonna sonora. Proseguiremo tutta l'estate con generi diversi, addirittura il 15 di agosto ci sarà anche una serata dedicata al flamenco a Montevarchi. Un festival che dà rilievo comunque anche alle terre e ai paesaggi di Arezzo, non solo la musica classica. Una nostra importante caratteristica che abbiamo sempre cercato di perseguire è trovare quali sono le location più importanti della nostra provincia e valorizzarle, importanti sia da un punto di vista storico che artistico, in modo da presentarle a tutto il pubblico, a far inserire in un circuito che unisca sia un pubblico di turisti sia un pubblico di residenti per scoprire, riscoprire quelle che sono grandi patrimoni della nostra provincia. Statisticamente parlando, anche in un momento di difficoltà, non cessa nella gente la voglia comunque di e la sete di cultura. Continuare a lavorare in questo senso è assolutamente doveroso, non si può vivere senza cultura. Mettere in sicurezza il periodo transitorio fino allo svolgimento della gara per il trasporto pubblico locale su gomma e garantire le risorse adeguate per il mantenimento dell'occupazione. Questi gli obiettivi ricordati dall'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli questa mattina in Commissione Mobilità. Entro giugno 2014 ci dovrebbe essere il vincitore del bando con l'obiettivo di dare stabilità e certezze a questo settore per i prossimi 9 anni. Sul fronte del trasporto ferroviario, Ceccarelli ha aggiunto, stiamo facendo elaborare un progetto di riorganizzazione del trasporto su rotaia che risponda alle richieste di puntualità, frequenza e velocità. Ed ora il consueto appuntamento del mercoledì con la rubrica dedicata ai libri a cura di Elisabetta Giudrinetti. Vediamo. Due film, la proposta di questa settimana. Il primo, Ernest e Celestine, tratto dalla sceneggiatura di Dalia Alpennache con la voce di Claudio Biso e Alba Rockwacher. È una divertente storia a cartoni tra il mondo degli orsi e il mondo dei topi. Due mondi assolutamente, due universi distinti tra loro che niente hanno in comune e che si guardano, devo dire, anche con un certo sospetto. A scombussolare in qualche modo questi due mondi pacifici, perché ognuno sta dalla propria parte, saranno l'orso Ernest, un pacifico orso, e la aspirante pittrice topina Celestine. Due mondi che si incontreranno in maniera divertente, ma indubbiamente con qualche spunto di riflessione. Quindi un video più indicato per i ragazzi, ma non solo. Così come un altro bel film, E ora dove andiamo? Un film di Nadine Labaki, già nota dopo il suo successo di Caramel, è la storia di due comunità, cristiana e musulmana nel Libano, e due mondi separati, due mondi che non hanno punti di contatto, ma ci penseranno le donne delle due comunità a far incontrare questi due mondi, e molte, davvero molte, saranno le cose da dire, le cose in comune, e finale a sorpresa. È dedicata ad Arezzo e in particolare a Cortona, Casentino e Sansepolcro la terza guida della Toscana scritta da Damian Vigny, belga che da 40 anni percorre ogni angolo della Toscana e ne scopre i segreti. La guida è quindi il frutto di tante appassionate ricerche e del suo desiderio di condividerle con gli altri. Sarà presentata ufficialmente venerdì 5 luglio alle 18 nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo, ente che patrocina l'iniziativa. E riprendono le visite alla fortezza del centro guide di Arezzo, appuntamento ogni domenica di fiera antiquaria, quindi il 7 luglio, il 4 agosto, il 1 settembre e il 6 ottobre. Una passeggiata di un'ora alla scoperta del luogo simbolo della città e dei recenti rinvenimenti archeologici. Due i turni alle 10 e alle 11.30 con partenza dall'ufficio turistico Benvenuti ad Arezzo in Piazza della Libertà. Per informazioni e prenotazioni consultare il sito www.centroguidiarezzo.it. Questa era la nostra ultima notizia, vediamo insieme adesso le previsioni del tempo.
Il cielo sarà poco parzialmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti in tarda mattinata e nel pomeriggio, quando saranno possibili rovesci a carattere sparso. Cielo in prevalenza poco nuvoloso in serata. Le temperature vedranno le minime in aumento e le massime pressoché stazionarie. E con questo è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, a voi tutti, arrivederci.